Qual è attualmente il ruolo dell'immunoterapia, un approccio terapeutico che sta rivoluzionando il trattamento di molti tipi di tumori, nei tumori ginecologici? Ne abbiamo chiesto a una grande esperta di queste neoplasie, la professoressa Domenica Lorusso, che abbiamo incontrato qui a Genova, dove è in corso un convegno organizzato dall'Accademia Nazionale di Medicina, nel quale si fa il punto sulle attuali possibilità di applicazione dell'immunoterapia nella pratica clinica nei tumori solidi. L'immunoterapia sta entrando anche nel trattamento dei tumori ginecologici, mi riferisco in particolare al tumore dell'endometrio e a quello della cervice uterina. Ma questa forma di trattamento dei tumori è già disponibile in Italia e in ogni caso che prospettive apre? Ma devo dire che dopo anni di fallimenti dell'immunoterapia nei tumori dell'ovaio avevamo un po' perso le speranze che l'immunoterapia potesse essere un'opzione per le pazienti con tumori ginecologici. In realtà sono arrivati dei dati straordinari con l'immunoterapia sia da sola che in combinazione sia nei tumori dell'endometrio che nei tumori della cervice uterina, e addirittura una di queste opzioni è già disponibile in Italia. Altre arriveranno e apre una prospettiva di cura, non solo di stabilizzazione di malattia o di cronicizzazione di malattia. L'immunoterapia potrebbe essere curativa in un setting di pazienti. Ecco, parliamo nello specifico di tumore dell'endometrio. In quali setting di malattia, in quali pazienti si può utilizzare e che risultati permette di ottenere in queste pazienti? Negli ultimi anni abbiamo scoperto che i tumori dell'endometrio sono 4. E in particolare uno di questi 4 ha una caratteristica molecolare che si chiama instabilità dei microsatelliti, che lo rende particolarmente prono a rispondere all'immunoterapia. E infatti l'immunoterapia è stata inizialmente testata in questo setting come agente singolo, in cui ci ha dato risposte nel 50% delle pazienti, una paziente su 2. E tipicamente queste risposte sono prolungate. A 2 anni dall'inizio del trattamento, circa l'80% delle pazienti è ancora in risposta. Poi abbiamo scoperto che se combinavamo l'immunoterapia agli inibitori, per esempio orali, delle tirosinchinasi, noi eravamo in grado di potenziare l'efficacia dell'immunoterapia e allargare lo spettro d'azione. E quindi quando siamo andati a confrontare questa combinazione con la chemioterapia nella malattia avanzata e metastatica, abbiamo scoperto che vive, proprio aumentiamo l'overall survival di una quota di pazienti che non sono soltanto le pazienti con l'instabilità dei microsatelliti. Per cui siamo partiti dal setting della malattia avanzata, dove questa è già una realtà. Ma cosa stiamo facendo adesso? Stiamo provando a portare l'immunoterapia nel setting dell'adiuvante, dove l'obiettivo è la cura. E quindi i prossimi 2-3 anni saranno un fiorire di risultati di immunoterapia in combinazione alla chemio, immunoterapia in combinazione alla chemio più i PARP inibitori, o addirittura immunoterapia in sostituzione della chemioterapia in alcuni gruppi di pazienti. Quindi direi prospettive molto incoraggianti. Parliamo invece adesso di tumore della cervice uterina. In questo caso, in quali pazienti l'immunoterapia rappresenta un'opzione e in che modo potrebbe cambiare lo scenario? Il tumore della cervice uterina è legato in più del 90% dei casi a un'infezione virale, quella del papillomavirus, e questo rappresenta proprio il razionale più forte per testare l'immunoterapia lì dove c'è un'infezione, un infiltrato linfocitario. Questo è stato lo scenario in cui ci siamo mossi. Abbiamo testato l'immunoterapia nella malattia avanzata confrontandola con la chemioterapia e abbiamo scoperto che è più efficace della chemioterapia di seconda e terza linea nell'aumentare proprio la sopravvivenza delle nostre pazienti. E poi siamo passati in un altro setting di combinazione dell'immunoterapia più la chemioterapia a base di platino nella prima linea di malattia avanzata. E anche lì abbiamo scoperto che questa combinazione aumenta la sopravvivenza rispetto alla sola chemioterapia. Quindi parliamo di pazienti potenzialmente curabili. Adesso ci spostiamo in un altro setting ancora, nella malattia di nuova diagnosi, la malattia localmente avanzata che viene normalmente curata con la chemioradioterapia, e nel giro di un anno avremo i risultati della combinazione dell'immunoterapia con la radiochemio per scoprire se siamo in grado di guarire una quota maggiore di pazienti.